quello che io devo portare a casa da allenatore è che i contenuti che ci sono stati hanno portato a poche occasioni offensive rispetto a quello che è stato fatto, e nel calcio contano solamente i gol e poi contano i tiri in porta, e noi per quello che abbiamo fatto io devo sempre guardare l'aspetto da migliorare, dobbiamo migliorare in quello, quindi dobbiamo arrivare a fare come la partita prima, che abbiamo fatto 5-6 tiri in porta da dentro l'area, e dobbiamo ripeterci, soprattutto quando hai così tanto controllo del gioco. E dal punto di vista della malizia, del carattere, della voglia di non farsi mettere sotto, lì invece siamo in netta crescita, siamo dentro quello che è l'obiettivo stagionale, e oggi dobbiamo pensare solamente che domani sarà una partita difficilissima contro un avversario forse sulla carta ancora più pronto, ancora più forte, ancora più talentuoso del Cesena, perché è una grande squadra che è retrocessa dalla Serie B e che nel mercato di gennaio si è rinforzata, e noi siamo l'Avis Pesaro che sta crescendo, e riusciremo, come vi avevo detto, a essere protagonisti dentro la partita. Dobbiamo capire come essere protagonisti e in che modo poter sfruttare le incertezze del Pescara. Sarà una partita diversa da quella di Cesena, secondo me, comunque essendo già il secondo infrasettimanale, ci possono essere degli episodi chiave, delle disattenzioni, degli episodi singoli che possono determinare ancora di più di quello che poi è quello che sono le tendenze di gioco e la costruzione del modello sull'identità di tutte e due le squadre. È normale che noi sappiamo cosa fanno loro e i loro punti di forza e le criticità, e dobbiamo, come dico sempre, approfittarne.